conoscenza di Pilates intermedio avanzato. Mi raccomando, sempre attenzione, lo può fare solo chi ha già una buona base di Pilates, tendenzialmente ripetizioni 10 per esercizio, se però sono troppe e non avete resistenza potete anche iniziare con meno e nei prossimi giorni aumentare gradualmente. Ci concentreremo principalmente sulla zona del core, quindi fortissima tutta questa parte che ci aiuta anche poi ad avere una postura migliore. Ripartiamo sempre con i nostri respiri. Per andare a radicare bene i piedi a terra ci concentriamo, liberiamo la mente, inspiro, attivo bene il diaframma, espiro, risucchio. Una volta che siamo pronti andremo a srotolare la schiena, mento al petto, butto fuori l'aria, piego le ginocchia e andremo in quadrupedia. Andiamo ad allineare bene le mani con le spalle e le ginocchia con i fianchi. Puntiamo i piedi, buttando fuori l'aria staccheremo le ginocchia da terra, restiamo per 5 secondi e poi le riappoggiamo. Un'altra volta S, 5 secondi su e rilascio. Terminate le 10 ripetizioni, resteremo su, inspirando andiamo avanti e espirando torniamo indietro col peso. E in e torno. Anche questo per 10 volte. Quando non ce la faccio più, appoggerò le ginocchia. Da qui allungherò una gamba. Espiro, allungo anche l'altra in planca. Attenzione a non mollare il bacino. Torna una gamba, torna anche l'altra. Allungo, allungo. E torno. Saranno 5 per lato. Ogni volta iniziamo cambiando gamba. Terminata. Le ripetizioni, resteremo in plank, inspiro, vado in V rovesciata, schiaccio bene indietro i talloni e le ascelle, inspirando torniamo in plank, espiro, schiaccio dietro, inspiro, torno, espiro, schiaccio, 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 inspiro, torno. Terminate queste 10, ginocchio al petto, 1, e estendo, 2, e estendo. 3, estendo, e anche qui ne farete 5 per gamba, poi andrete ad allungarvi indietro, sciogliamo un attimino i polsi e per finire andiamo a sederci, ci sediamo con ginocchia piegate, srotoliamo la schiena per andare ad allungarci, faremo 10 roll up, mento al petto, salgo, salgo, salgo bene in verticale e srotolo, srotolo, srotolo. Chi se la sente poi può farli diventare dei teaser, quindi mento al petto, da qui stacco le gambe, mi allungo bene e scendo, rilascio. La via di mezzo sarà mento al petto, piego le gambe, le porto al petto. Poi provo a stendere, inspiro, ripiego, espiro, rilascio. Una volta terminate, stiamo un attimo con le gambe al petto, dondoliamo sulla schiena e con un rotolino torniamo su. Buon allenamento!